Gli studenti iniziano a studiare l'interpretazione al terzo anno del corso triennale di Lingue per la Mediazione Linguistica. Dall'anno 2019-20, anche all'interno del corso magistrale di traduzione specialistica dei testi, saranno impartite le discipline dell'interpretazione di conferenza. In particolare, l'interpretazione consecutiva prevede l'apprendimento da parte dello studente di una tecnica di presa di note, il cosiddetto note taking, e cioè una serie di simboli che contengono al loro interno determinati concetti che consentono all'interprete di riprodurre un discorso anche piuttosto lungo dell'oratore. La modalità simultanea, invece, la più nota, è quella che si svolge all'interno di cabine insonorizzate. L'interprete parla attraverso microfono, è dotato di cuffie e pertanto traduce in tempo reale le parole dell'oratore. È anche la modalità più utilizzata e più richiesta sul mercato, perché consente una immediata trasposizione del messaggio in una o più lingue straniere. Tra le varie tecniche studiate in questo corso mi sono appassionata particolarmente all'interpretazione consecutiva, che è un tipo di mediazione orale basato su un metodo particolare di presa di note durante il discorso di un oratore. Le caratteristiche che bisogna avere per essere un interprete sono soprattutto una buona conoscenza di entrambe le lingue, non solo della propria lingua o di quella straniera. Bisogna avere una fluidità, una sfrontatezza spesso anche nel buttarsi per parlare con le persone o per provare a tradurre frasi che non si conoscono. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, questa facoltà è adatta anche alle persone che si ritengono timide, perché essere interpreti vuol dire sì buttarsi e parlare con le persone, interpretare. Però qui ci insegnano a farlo, per cui anche se una persona è timida, alla fine della magistrale riuscirà a interpretare tranquillamente davanti a un pubblico. Il test di accesso all'indirizzo magistrale prevede due prove, una scritta e una orale, volte a testare la competenza linguistica nelle due lingue straniere di studio dei candidati. Ho scelto di seguire questo corso di Lingue e Culture per la mediazione all'età di 27 anni, perché mi sono reso conto dell'importanza che ha ormai anche una formazione specifica e teorica per il mestiere della mediazione oggigiorno. I laureati possono lavorare nel mercato libero, quindi come freelance, sia in Italia, sia in Sardegna che in Italia che all'estero, e possono partecipare naturalmente ai concorsi banditi dall'Unione Europea per interpreti, sia come funzionari, sia anche lì per essere inseriti in una lista di interpreti freelance. Altro sbocco professionale è quello all'interno delle cosiddette nuove professioni, quindi cinema, televisione e anche internet, dove sempre più è richiesta una figura professionale che possa mediare fra lingue diverse. Quello che mi affascina in qualche modo dell'interpretariato è che posso avere a che fare con diverse persone, quindi conoscere magari le altre loro lingue, le loro culture e probabilmente anche viaggiare io per il mondo, che è quello che comunque mi interessa, quello che vorrei fare.